is something special for you. Thank you, baby. Amici di Wii Motorsport, puntata numero 61. Oggi parliamo di Formula 1 e ci avviciniamo sempre di più al Gran Premio di Sochi. Ma prima parleremo anche dei fatti avvenuti a Monza, confronti, raffronti, power unit, penalità, ma tutto ciò sempre in compagnia di Diego di Cronache di Motorsport. Ciao Fabrizio, un saluto a tutti quelli che stanno ascoltando questo podcast e benvenuti in questo nuovo episodio. Come detto, anche oggi che ci apprestiamo alla nuova gara di Sochi ci saranno tanti argomenti, sia relativi al Gran Premio di Russia, ma anche da voci da paddock, e quindi ci sarà tanto da parlare anche oggi. Assolutamente, e quindi colgo subito l'occasione per ricordarvi di ascoltare il podcast e mettere un bel segui su Spotify o sulle altre piattaforme. Noi registriamo da Anchor e poi, novità, c'è la campanellina su Spotify vicino al tasto segui. Quindi segui, campanella, per non perdere nessun episodio. Ricordatevi di mettere segui anche sulle pagine Instagram, sulle mia e quella di Diego, Cronache di Motorsport, e anche Wii Motorsport, per non perdere nessuna notizia. C'è anche un canale Telegram, Wii Motorsport, dove ci saranno tutti gli episodi e anche tutte le notizie. Detto questo, possiamo partire con il primo tema. Che il primo tema è: sono passati 14 giorni da Monza e le polemiche non si stemperano, perché la miccia è stata accesa in Bahrain e poi contatto su contatto fino a arrivare a Monza, dove è proprio fatto il fiocco. Cioè Silverstone sembrava l'apice dell'intensità raggiunta tra i due, e invece Silverstone sono soltanto stati i popcorn. Esatto. E sicuramente le polemiche non si sono fermate, non si fermeranno per molto tempo, almeno fino alla fine del mondiale, perché questi sono episodi che andranno avanti per il resto degli anni, come Vettel con Hamilton a Baku o le lotte tra Alonso e Hamilton nel 2007. Quindi questi episodi rimarranno per molto tempo ancora, e c'è tanto da discutere. C'è già chi si lamenta come Helmut Marko ormai da qualche settimana, sia anche i componenti Mercedes, lo stesso Hamilton che si lamenta: mi ha fatto male al collo, come di fatto è vero, perché praticamente l'ha schiacciata la ruota di Verstappen. Verstappen dall'altro lato che dice che è stato un incidente di gara, che gli doveva dare più spazio, e quindi le polemiche sicuramente sono iniziate da poco e non si fermeranno. Assolutamente. Certamente, questo è stato un primo episodio dopo Silverstone, che è stato un intenso contatto, e ciò che mi auguro è che non ne vedremo altri, ma più che altro si vedrà dei combattimenti più sportivi tra Hamilton e Verstappen, perché questo ormai sta diventando più un incontro di box che una gara di Formula 1. Beh, tutto è stato un po' aizzato dal contatto di Silverstone, perché comunque l'esempio che abbiamo fatto nell'altro podcast, quello dei sorpassi all'esterno di Hamilton, i giovani vogliono lottare, non vogliono cedere. Sicuramente la prima cosa che ti insegnano in pista è non farti sorpassare, e non farti sorpassare all'esterno, perché è un affronto. Hamilton è riuscito a sorpassare all'esterno in delle curve particolari, tipo la Roggia, che comunque è una curva particolare. Nel 2018 c'è riuscito con Vettel in partenza, e Vettel si è girato. Nel 2019 c'è riprovato con Leclerc, ha capito subito di che pasta era fatta, e subito hanno detto push me out of the track, bandiera
nera col bollo bianco, e quindi non puoi più fare una manovra del genere. Con Verstappen, dopo Silverstone, Hamilton ha detto: ah, io non alzerò mai il piede con Verstappen d'ora in poi. Quindi diciamo che anche Verstappen non puoi combattere sull'aggressività con Verstappen. Quindi d'ora in poi era quello che aspettavamo da tempo, una rivalità così intensa. Però diciamo che Monza è stato un contatto di gara, però non si può imputare cattiveria nell'intento dei due. Andando avanti, questi due vorranno sicuramente spuntarla, e quindi si andrà oltre. Sì, sicuramente. Poi, per ricollegarmi al discorso di Silverstone, secondo me quello di Verstappen su Hamilton, o viceversa, come la vogliate vedere, è stato un fallo di reazione, perché secondo me, se non ci fosse stato quel contatto a Silverstone, entrambi sarebbero stati più cauti a Monza. Invece, in quella situazione, nessuno dei due voleva dimostrare debolezza, come fatto al Silverstone, e nessuno dei due ha voluto alzare il piede. E quindi si sono scontrati, ovviamente, e i danni sono stati tanti, sia dal punto di vista delle macchie, perché la power unit di Verstappen già era mal ridotta dopo Silverstone, ora quasi c'è il rischio che venga cambiata, e mentre dall'altra parte Hamilton si è fatto anche male fisicamente, perché è giunta anche la notizia che Hamilton è andato a farsi vedere da un terapeuta a New York, appunto per controllare lo stato del suo collo, che è stato praticamente schiacciato dalla ruota di Verstappen, oltre a parlare del fatto che la Mercedes di Hamilton era quasi completamente distrutta, l'airbox era andato in frantumi e tutta la parte del dietro era schiacciata da, appunto, la monoposto di Verstappen. Quindi i danni sono tantissimi, quasi incalcolabili, e anche questo in budget cap non farà bene per entrambe le scuderie, perché sono tanti ormai gli incidenti, soprattutto dalla parte di Red Bull che non dalla Mercedes, che costa molto e non fanno bene per il budget delle due scuderie. Assolutamente, budget cap è un bel problema, è una bella tegola, perché all'inizio stagione anche le grandi squadre hanno accettato il budget cap, perché hanno detto: ma sì, tanto noi abbiamo piloti esperti, non facciamo grandi danni. Il problema è che proprio le grandi squadre stanno portando a delle cifre limite le ricostruzioni delle auto, perché comunque sono le grandi squadre che stanno commettendo i più grandi errori. Tra il disastro di Imola, perché è stato un disastro, con Hamilton che finisce fuori e Bottas che si scontra con Russell, entrambi con il motore Mercedes, macchine distrutte. Poi anche Verstappen ha avuto anche degli scontri, soprattutto anche Silverstone, dove praticamente con quell'incidente lì ha, se non superato, se non distrutto totalmente la macchina con 51 G di forza. Quindi penso che il contatto di Monza confronto a Silverstone siano piccolezze, metterebbero in ginocchio qualsiasi team piccolo. Sì, assolutamente. O anche di Formula 2 o Formula 3. Però diciamo che la Red Bull ha le spalle larghe in questo, può permettersi di affrontare queste difficoltà. Monza diciamo che è stato teatro questo ennesimo atto tra Hamilton e Verstappen. Ti sembra giusta la penalità di 3 posizioni? Allora, sicuramente la penalità di 3 posizioni, considerando l'incidente, può essere giudicata giusta o sbagliata, e dipende dai punti di vista sicuramente. C'è da dire che Verstappen di andare sopra Hamilton non l'ha fatto intenzionalmente, quindi la penalità di 3 posizioni, secondo me, dal punto di vista dei commissari, la punizione è il fatto che Verstappen non ha alzato il piede e non ha tagliato la prima variante del circuito. Quindi, secondo me, punire questo è abbastanza ingiusto.
tre posizioni sono veramente tante e secondo me se la poteva benissimo cavare con una multa da parte della Red Bull, però tre posizioni sono molte e secondo me non sono giuste, ecco. Ma neanche per me sono giuste, perché comunque se guardiamo, invece di guardare soltanto l'highlight del risultato dell'incidente, dobbiamo guardare un pochino prima, nel senso che Verstappen era in testa e comunque stava guidando la gara e si è fermato i box, hanno avuto un problema all'anteriore destra, non gliel'hanno avvitata, poi l'hanno avvitata all'ultimo, è ripartito, ok, è ripartito ed era molto indietro. Poi dopo Hamilton ha fatto il pit stop, anche lui ha avuto problemi alla posteriore destra, è rientrato in pista e lì si è visto subito che Hamilton, appena ha visto la sagoma materializzarsi dagli specchietti della Red Bull, ha subito chiuso verso la sinistra. E lì il punto, perché ok, tu puoi chiudere, però comunque qualsiasi curva devi lasciare lo spazio. Invece Hamilton ha fatto la curva come se fosse da solo. Ormai Verstappen poco o tanto era entrato. Quando tu raggiungi la metà della macchina davanti, hai il diritto, perché se questa macchina chiude, si fa come a Silverstone, si fa dello speronamento. In questo caso la curva era a bassa andatura e la macchina, anche grazie ai dissuasori, è volata sopra Hamilton e si rischia in un modo. A Silverstone invece, curva ad alta velocità con tanti G di carico, Hamilton, ok, ha perso la traiettoria, ha perso il punto di corda perfettamente, però comunque è arrivato lungo e l'ha speronato. Quindi diciamo che quello che ci ha sempre perso in entrambi i casi è stato sempre Verstappen, perché comunque errore o mica errore, un sorpasso, però comunque l'ha speronato Hamilton e non gli hanno fatto niente, anzi è andato diritto a ripartire. Invece, esatto. Invece a Monza, secondo me, anche Hamilton ha le sue colpe, perché comunque non gli ha lasciato lo spazio. O comunque non è stata presa nessun provvedimento. Ritorniamo al 2019, Leclerc ha accompagnato Hamilton sul cordolo fuori, gli è stata esposta la bandiera col bollo. Cioè vuol dire, ne hai fatta questa, la prossima è bandiera nera. Vettel ha tagliato la chicane in Canada, è tornato dentro in pista, Hamilton voleva passare e si è trovato sul cordolo vicino al muro, a Vettel sono arrivati 5 secondi. Esatto. Quindi, come vedi, gira sempre, non stiamo dicendo assolutamente nulla, però ci perdono sempre chi è a contatto con Hamilton. Sì, si dice che la fortuna dei campioni, però Hamilton ne sta forse un po' abusando troppo, però ovviamente non lo fa apposta e si vede come la fortuna un po' giri sempre alla parte di Hamilton, e questo è da dire sportivamente parlando. È giusto comparare forse le penalità di Hamilton a Silverstone con quella di Verstappen a Monza delle tre posizioni. Cioè, secondo me 10 secondi di Hamilton a Silverstone non sono uguali a tre posizioni di Verstappen a Monza. Cioè, la penalità dell'olandese è molto più pesante rispetto a quella di Hamilton, eppure gli incidenti sono simili, se non quasi identici, non come dinamica ma come risultato finale. E infatti o a Hamilton andava esposta bandiera bianco-nera più un drive-thru, oppure va ridotta la penalità di Verstappen. E qua si ripropone un altro dei grossi problemi della Formula 1, che secondo me la FIA dovrebbe su cui la FIA dovrebbe intervenire, secondo me, è il fatto che per ogni gara ci sono giudici o commissari diversi a ogni gara, e questo fa sì che ogni gara ci siano prospettive di visione diversa o comunque parametri di giudizio diversi, e così con 23 giudici diversi si crea uno squilibrio e quindi si va un po', non dico a falsare, però a modificare le regole del campionato, ecco, perché ci sta che
una volta un pilota riceva una penalità molto, molto pesante, la gara successiva con un giudice diverso, un altro pilota faccia la stessa irregolarità e riceva una penalità minore, e questo non va bene. Assolutamente, però chi fa sempre fede, che è la persona cardine dove tutte le decisioni devono passare da lui, è Michael Masi. Sì, quello è vero, però comunque Michael Masi dovrebbe fare una cerca ristretta di giudici di gara che ci siano almeno ad alternarsi qualche gara, non che ogni gara si ripeta, ci siano giudici di gara diversi, perché altrimenti il metro, come detto, il metro di parametro è squilibrato. Esatto. Quindi appurato che queste tre posizioni, però quello che ti dissi lo scorso episodio, che praticamente col volo di Verstappen c'era rischio della quarta power unit, si è verificato. Adesso la Sì. Red Bull non sa se cambiarla e dargli la penalità, farlo partire in fondo alla griglia o dalla pit lane o tenere la terza power unit come Hamilton, ma rischiare, perché anche Hamilton è 3 e sa che entro fine dell'anno dovrà cambiarla e praticamente rischiarsela. È un bel problema per la Red Bull. E prendendo questa scelta, secondo me, considerando le tre posizioni, che possono essere tante, ma possono essere anche poche perché in una partenza tre posizioni le può benissimo recuperare Verstappen. Memore anche della partenza del 2018, non so se te la ricordi, proprio a Sochi, quando in due giri partì ultimo e si ritrovò sesto o quinto, se non sbaglio. Quindi tre posizioni non sono tantissime, se però ne aggiungi una decina o 15 in più a quel punto, possono essere tante, possono essere poche, dipende dal pilota. Quindi la Red Bull deve fare tutte le precauzioni del caso, giustamente perché una power unit invecchia rapidamente. Dipenderà anche dalle condizioni di gara, come partirà Hamilton rispetto a Verstappen. Se Hamilton partirà in pole sarà un gran problema per Verstappen partire ultimo anche. Se ci sarà la pioggia, perché partire ultimo dalla pioggia non dico che è un vantaggio, però può essere una cosa positiva perché non ti trovi più nel mucchio e col rischio che qualcuno dietro ti tamponi come fece Bottas in Ungheria. E d'altro canto si può anche recuperare meglio con la pioggia. Però fosse una gara completamente asciutta, il che è molto difficile, sarebbe già più ardua la rimonta per Verstappen. Assolutamente sì, bisogna sicuramente vedere, anche se le previsioni meteo non danno tregua e anche le condizioni della pista non sono idonee per comunque gareggiare, perché comunque la pista è attualmente una piscina. C'è un'acqua talmente alta, perché comunque anche in Russia le piste sono asfaltate in un modo diverso da noi, con un asfalto a pori chiusi. Fatto sta che in Russia ghiaccia e comunque nevica anche parecchio, quindi anche l'asfalto non deve rompersi per le basse temperature, anche andando sotto zero, e quindi è asfaltata in un modo da non drenare tantissimo l'acqua e far sì che non subisca deterioramento della grana, e tutto questo per il motorsport è un suicidio, perché comunque già abbiamo problemi a correre sul bagnato, in più abbiamo anche un asfalto che fa fatica a drenare. Speriamo di non vedere un Spa secondo atto. Esatto, poi già di per sé sull'asciutto Sochi è una pista complicata per i piloti, soprattutto nel venerdì e nel sabato, perché essendo un cittadino non ci corrono altre categorie come i GT o kart o altre categorie fuori dal mondo della Formula 1, quindi la pista va ripulita e non è gommata, quindi arrivano le categorie Formula su questa pista dopo che in un anno non ci ha girato nessuno e quindi c'è meno grip,
le ruote scivolano, non c'è più difficoltà a guidare in generale e addirittura con la pioggia i tassi di difficoltà diventa maggiore. Un pochino come in Turchia, che Esatto. praticamente si giocava a rally, Sì. macchine che non stavano in pista. Poi dopo dal sabato è venuta anche la pioggia, pista sporca più la pioggia, olè. È un po' quello che si potrebbe vedere domenica. Ora, ovviamente, il caso della Turchia Che poi è venuta è fuori anche una gara matta in una cosa estrema, Turchia, eh? però. È stata anche carina, eh? Sì, ma poi per questo si potrebbe vedere una gara per la prima volta dopo tanti anni, una gara a Sochi molto divertente con la pioggia, condizioni dell'asfalto, insomma, e tante, tante variabili come un Ricciardo impazzito dopo la gara di Monza, Verstappen-Hamilton, Verstappen che deve rimontare, le Ferrari a centro gruppo e tante variabili, insomma, ci sono le carte in regola per vedere una gara bella, insomma. Di sicuro potremmo vedere finalmente una Formula 1 assettata da bagnato con gomme da bagnato sul bagnato e non questi compromessi derivati dal parco chiuso che non sanno un po' né di carne né di pesce. Perché comunque anche i piloti, ok, sono piloti di Formula 1, la massima categoria, sono i più bravi piloti in circolazione, però devono anche avere grip sotto il Eh sì. sedere. Invece se si Sì. trovano a lottare contro una macchina, succede, cioè quello che non vogliamo vedere è tipo un flipper impazzito, come per dire in Brasile o anche nelle altre gare, dove ci sono queste macchine che vanno in aquaplaning, queste gomme che non riescono a drenare il flusso di acqua e sperando sempre che la pista si asciughi. Sì, esatto. Una cosa positiva, infatti, potrebbe essere che vedremo. Le Formula 1 sul bagnato al massimo delle loro possibilità proprio sul bagnato, perché per esempio nelle altre gare come Spa in qualifica o in altri casi tipo in Ungheria le vetture comunque ci stavano in strada sul bagnato, però non davano appunto il massimo potenziale e sarà interessante vedere quanto il pilota farà la differenza e quanto si potrà andare alla ricerca del limite se non superarlo sul strato bagnato. Però stavolta non voglio vedere procedure di partenza, lunghi chilometri, Incrociamo le dita sperando con che due non giri succeda di dietro la nuovo. safety, no, c'è spray, no, non si vede, cioè stavolta macchine schierate in griglia e si parte, se no Sì. non corriamo più. Quando piove si corre il weekend dopo, che speriamo sia Vabbè. asciutto. Certamente. Ora, correre il weekend dopo sarebbe bello, però è veramente difficile perché con i biglietti prenotati per tutte le squadre, l'autodromo che deve riorganizzarsi, il circus che poi andrebbe a modificare le date del calendario, tantissime persone che vengono coinvolte, è molto difficile spostare i piani all'ultimo secondo. Ed è vero anche quello, però mettiamoci nei panni da tifosi, che noi siamo tifosi. Se uno guarda le previsioni e vede che il weekend che c'è la gara piove, non ci mette né uno né due a dire sto a casa. Non Quello ci sicuramente. mette né Sì, uno né sì. due. Uno dice mi hai fregato una volta, non mi freghi la seconda. Sto a casa e forse la vedo anche meglio. Ma sì, è vero, Ecco, però quello forse la vedo anche la meglio. Formula 1 non ci può fare nulla, c'è poco da Esatto, fare. e oddio, non ci può fare anche nulla. Bisogna che sì, La soluzione anni sarebbe un. mettere le tettoie dappertutto. Sì, sono d'accordo, però il problema è che vabbè, esistono anche gli ombrelli, però il problema è che si deve correre. Che se non si corre Esatto. sul bagnato, o non si vuole correre sul bagnato perché è troppo rischioso, con i piloti di oggi bisogna salvaguardarli. Opinioni. Però ci deve essere come si chiama? Un programma, un iter da seguire. Se no, se si va a braccio, che quello non vuole correre, quello non se la sente di correre, quello sul bagnato non va forte, tutto quanto, e si chiede ai piloti,
capisci che anche il tifoso che viene in autodromo per godersi una buona domenica con anche con figli, famiglia o amici e si prende una gran lavata di acqua che piove, non è carino perché uno paga per vedere correre le macchine. Assolutamente. Infatti, prendere delle scelte in Formula 1 è sempre difficile, anche perché manca l'unanimità nelle scelte che si fanno. Per esempio, a Spa, magari qualche team era contro il correre e anche per questo forse non si è fatta la gara alla fine. Sicuramente sarà una bella prova per la FIA se si ripresentassero le condizioni di Spa, a vedere se appunto la FIA avrà imparato dall'unico precedente che era Spa, oppure se farà lo stesso errore. Beh, comunque in ogni ambito, quando si prendono delle scelte, sai che si vive di compromessi. Avvicini certi e allontani altrettanti. Però in Formula 1 devi correre, perché comunque gli interessi in ballo sono tanti. E siamo in un'epoca dove abbiamo avuto anche la crisi anche degli autodromi pieni. Siamo in un momento dove anche col Covid. Gli autodromi già non sono pieni perché c'è un limite di capienza. Se poi ci mettiamo anche a giocare con no, corriamo o non corriamo sotto la pioggia, rischiamo di compromettere veramente tutto il giochino. Poi ci mettiamo anche il caro biglietti di Monza che non pioveva e c'era anche bel tempo. Mettiamocelo dentro, facciamo un mix ed è un suicidio. Eh sì, però c'è da dire che in certe condizioni proprio estreme correre è un po' insensato, memore di tutto quello che è successo in passato, per esempio col Jules Bianchi a Suzuka in condizioni di pioggia. Quando ci sono le condizioni non si può correre, ecco. Sì, però Jules Bianchi è morto perché c'era una gru dove non doveva stare. Quindi partiamo dal punto che Senna è stato un grande, senza pioggia non ci sarebbe mai stato un Monte Carlo 84, senza il Fuji non ci sarebbe mai stato uno scontro così leggendario tra Hunt e Lauda, e comunque ci sono anche persone che, per dirti, nella pioggia hanno costruito grandi prestazioni, appunto come Ayrton Senna, o comunque tipo c'erano anche piloti che sotto la pioggia, come anche Schumacher, grandissimo mago della pioggia. Häkkinen o anche Hamilton, che mi ricordo in Ungheria ha fatto una grandissima pole dove praticamente era tagliato fuori sull'asciutto. Quindi la pioggia è quella variabile che comunque fa parte del gioco e quindi è l'altro 50 per l'altra parte della medaglia, l'altro 50% della medaglia va affrontato come tale. Tanta o poca acqua. Non si corre. Va bene, non si corre, però non si corre da subito. Non che la gara alle 3 e alle 8 forse si parte. Certo, un'altra variabile sicuramente oltre alla pioggia sarà Daniel Ricciardo, che viene da una vittoria a Monza e vuole continuare a mantenere aspettative alte. Assolutamente. Daniel Ricciardo è praticamente la sorpresa più attesa perché. Faceva strano tutto l'anno vedere un Daniel Ricciardo che faticava con questa McLaren Mercedes, che era una combo perfetta, nel senso che Daniel Ricciardo, motorizzato Mercedes sulla McLaren, e chi li ferma? Invece ha avuto anche molte difficoltà. Ci si aspettava il riscatto a Monaco, nella sua Monaco, e anche a Monaco ha fatto veramente fatica. Ci si aspettava il riscatto a ogni gara, non ce lo aspettava Monza, diciamo che anche aiutato dalla sprint race perché l'ha fatto partire in prima fila, però al momento dell'appello ha risposto presente. Eh sì, diciamo che a Monza si è riscoperto Daniel Ricciardo della Red Bull, che si credeva ormai perduto dopo la Renault e dopo
la prima parte di stagione negativa in McLaren. Adesso la sfida più ardua sarà per lui mantenere questo trend, sicuramente, perché dopo la vittoria di Monza c'è tanto da confermare, soprattutto per mantenere questo terzo posto nella lotta contro la Ferrari, secondo me. Assolutamente, diciamo che comunque facendo una doppietta che era del tutto inattesa, Daniel Ricciardo e la McLaren hanno preso un gap rispetto a Ferrari, che Ferrari comunque ha fatto quarta e sesta. Però comunque serve un'inversione di rotta, dalla Ferrari, bisogna fare i complimenti alla McLaren perché comunque era la gara giusta dove concretizzare il risultato. E praticamente è vero anche che Hamilton e Verstappen erano fuori, però comunque anche Bottas era in gara, eppure non c'è quasi mai stato, nei presenti. Quindi bisogna fare i complimenti a Ricciardo e soprattutto anche a Norris, però qui a Sochi hanno un'altra pista abbastanza veloce, diversa ovviamente da Monza in tutto e per tutto, sia come layout della pista che come carico aerodinamico, però comunque adesso ci credo. Sicuramente c'è per noi una grande possibilità a Sochi e ci sarà da riconfermarsi da parte sua. Ora, Assolutamente. Fabrizio, prima di continuare, parliamo di tutte le edizioni di Sochi, che non sono tante, però di cose belle ne abbiamo viste fin dalla prima edizione nel 2014, quando la Mercedes dominò e poi negli anni futuri continuerà a dominare fino al 2020, rendendo appunto Sochi un feudo Mercedes, perché nessun'altra scuderia oltre alla Mercedes ha vinto in Russia. Nel 2015 iniziamo con il primo podio Ferrari, ma anche il grande botto tra Bottas e Raikkonen. Esatto, primo podio Ferrari, Raikkonen che era quarto in una grandissima rimonta, podio che sembrava ormai certo per la Williams di Bottas, invece Raikkonen all'ultimo giro, molto più veloce, era un attacco abbastanza avventato, nel senso che era l'unico punto dove poter provare. Era palesemente indietro, non era minimamente alla pari. Ci ha provato a entrare, è arrivato lungo. È successo un po' quello che è successo a Silverstone. Vero. Raikkonen che entra un po' alla disperata. Bottas che comunque era davanti in difficoltà, ma chiude giustamente perché era davanti. E Raikkonen che passa con la macchina danneggiata e comunque chiude la gara con la macchina danneggiata. Piccola parentesi, la gara dopo era Montreal e Bottas si è vendicato. È sempre comunque facendo una manovra simile, danneggiando la macchina di Raikkonen. 2016 invece la situazione si è un po' ribaltata, nel senso che da un finale di gara si è innescata all'inizio di gara. Vettel che parte. Neanche una curva e subito viene tamponato da Kvyat per ben 3 volte, finendo contro le gomme di protezione. Vettel furioso e Kvyat viene retrocesso dalla gara dopo che da lì comincia l'avventura di Verstappen. Sì, esatto, una gara terribile quella per la Ferrari nel 2016 a Sochi e un Kvyat che dopo la Cina, quando aveva già avuto degli battibecchi con Vettel, forse se li aveva portati dietro un po' troppo e forse, probabilmente, anzi sicuramente, un calcolo male della staccata. In prima curva tampona Vettel, però entrambi riuscirono a passare sia curva 1 che curva 2. Però la macchina Però, ormai era danneggiata. sì, la macchina era danneggiata, sia quella di Vettel che di Kvyat, però entrambi credo riuscissero ad andare avanti, però l'aerodinamica era compromessa di Kvyat, infatti quella curva a semicerchio l'ha fatta praticamente tutta a dritto, non poteva sterzare, e è andato incontro a Vettel, e chi ne ha pagato le spese è stato il tedesco, che a fine gara commenterà
in maniera arrabbiatissima, come giusto che sia, e quella gara è stata la L'ultimo è Red Bull crocefissione per di Kvyat. Kvyat. Sì, di fatto il colpo di grazia della Red Bull a Esatto. Kvyat, e da lì è iniziato una seconda parte di carriera in cui, diciamo, non si è mai ritrovato, a parte qualche podio in Germania, però il vero Kvyat non si è più rivisto e tuttora non si rivede. Esatto, diciamo che ha spianato la strada a Max Verstappen, un po' quanto successe nel 91 tra Gasciot e il nuovo entrante Schumacher a Spa, che da lì, senza quella porta, che poi è stata una finestra, uno sliding doors, cioè senza quel frangente, il processo di Gasciot, Schumacher non avrebbe avuto mai la possibilità di entrare in Formula 1, che poi. Guarda com'è strana la vita, cioè, se non si fosse mai accorta di Schumacher alla Formula 1, ci saremmo persi un 7 volte campione del mondo. Esatto. Esatto. Nel 2017 invece Bottas, terzo in griglia, grande partenza, brucia tutti, allunga, va a vincere la gara, ma Vettel rinviene. Rimontando e gli è mancato un giro. Eh sì, un giro Gli è sicuramente mancato un giro. in cui Bottas aveva di più la Mercedes, ne aveva di più la Mercedes in quell'anno e ha sfruttato tutto il potenziale. Infatti, la Ferrari quel weekend è stata fortissima nella qualifica, dato che aveva siglato un 1-2 in una pista apparentemente sfavorevole alla Ferrari. Il problema è che, avendo due vetture davanti e un lunghissimo rettilineo fino alla prima curva, le due Mercedes che erano appena dietro hanno potuto sfruttare tutta la scia, e Bottas non ci ha pensato due volte a fare secche entrambe le Ferrari. Da lì in poi la probabilità Ferrari era più indietro rispetto a quella Mercedes, e in un circuito così veloce Bottas aveva tutte le carte in tavola per difendersi. Non è per un giro Vettel non è riuscito a passarlo, forse per due, ma ha fatto sta che il box ha meritato la sua prima vittoria in carriera. Passò su un circuito che piace particolarmente al finlandese. Invece nel 2009, nel 2019, grandissimo Arakiri Ferrari, come i bambini per le caramelle, nel senso che Leclerc parte in testa, Vettel terzo in griglia, come erano i piani Ferrari, di dare la scia per non farsi attaccare da Hamilton secondo. Vettel sfrutta la scia di Leclerc e da terzo passa primo. Soltanto che tende ad allungare. Già i rapporti non erano buoni tra Vettel e Leclerc, quindi Vettel sfrutta l'occasione per tenere la posizione. Leclerc continua a lamentarsi via radio dicendo ridatemi la posizione e tutto quanto, fino a che la gara si sblocca. Quando Vettel rompe il motore, Leclerc anticipa la sosta, Hamilton ritarda la sosta, cambia le gomme e vince la gara. Eh sì, quella è stata sicuramente la chiave della gara, la rottura nel motore di Vettel, e alla fine quello che sembrava un vantaggio per la Ferrari, ovvero partire con gomme soft alla partenza, si è ritorto contro, perché la Ferrari ha fatto prima il pit stop e invece la Mercedes era andata avanti perché aveva le gomme medie. Una volta arrivata la safety car, la Ferrari aveva già fatto il pit stop, la Mercedes ancora no. E quindi ha risparmiato tanto tempo che gli ha dato modo di passare davanti, e poi per la Ferrari Leclerc non c'era assolutamente nulla da fare in quella gara. Poi un 2020, una gara normale, con pochi sorpassi, pochi incidenti, di sicuro come ne vengono referto due, un contatto tra Stroll e Leclerc, che è terminato a muro per Stroll, un Sainz che tagliando la via di fuga in curva 1, non credo. Potesse prenderla ad alta velocità come ha fatto, Ci ha infatti creduto un po' troppo.
Esatto, ha preteso un po' troppo, infatti ha rotto il braccetto, anteriore e sinistro, e poi è stata una gara normale, è stata movimentata dalla penalità per Hamilton, però nulla da mettere a referto. Sì, forse che io ricordi, quello è stato forse il momento più ingenuo di Hamilton negli ultimi anni, in cui non ha saputo ragionare per bene. Si sa, Hamilton è un pilota di testa, però in quell'occasione non ci ha pensato molto su quello che stava facendo. Diciamo che Hamilton ha una superiorità indubbia. Comunque Hamilton può veramente permettersi di tutto. È stato forse mal consigliato dal team, perché forse il team Doveva fermare. o non penso sia stato disattento nel briefing pre-gara dove spiegano dove è praticamente la zona per provare le partenze. Diciamo che è stato un mix di colpe che gli hanno dato la penalità e gli hanno un po' stortato la gara. È vero, Hamilton, che con la superiorità che ha e la macchina che ha è riuscito a raddrizzare il weekend, però senza quella penalità lì avrebbe vinto. Eh sì, sicuramente, senza dubbio, quella gara si era messa nei migliori dei modi per la Mercedes fin dal sabato. E tra l'altro ricordo che in quella gara Hamilton avrebbe potuto eguagliare il numero di vittorie di Schumacher, quindi sicuramente avrà un po' rosicato Hamilton in quella circostanza, ecco. Sì, comunque Hamilton non può rimproverarsi tanto di più, perché comunque ha già raggiunto 7 titoli, ha bypassato le vittorie di Schumacher, ha raggiunto e eguagliato e anche battuto le pole, e attualmente è lui il pilota di riferimento, il pilota dei record, quindi quest'anno è tuttora, anche se dietro in classifica, è stato leader anche della classifica, è in lotta per il titolo. E quindi che gara ti aspetti per questa settimana? Gara di Sochi? Mi aspetto un Hamilton molto, molto arrabbiato dopo Monza, che deve assolutamente recuperare punti e fare di più possibile nei confronti di Verstappen. Quindi siamo arrivati in una fase del mondiale in cui nessuno dei due, Hamilton e Verstappen, deve perdere punti. E Hamilton, secondo me, questo l'ha capito già da un po', e quindi Hamilton sarà assolutamente all'attacco e il suo obiettivo sarà la vittoria. Dall'altro lato, Verstappen dovrà stare attento a non perdere, a per così dire, ridurre i danni dopo le 3 posizioni di penalità, e la vittoria la vedo un po' più difficile per lui, ma ovviamente questo lo dovremo vedere a seconda delle dinamiche di gara. Fatto sta che Hamilton, secondo me, parte avvantaggiato date le posizioni di penalità di Verstappen. Ok, quindi Dico, angolo dei pronostici. Hamilton, Perez e Bottas. Anzi, Hamilton, Perez e Verstappen. Poi ovviamente magari sbaglieremo entrambi perché con la pioggia cambierà tutto, però proviamoci. Invece io ti dico che nella pioggia, primo Verstappen, che Ok. praticamente Verstappen sul bagnato è unico. Se ha la macchina assettata giusta, è unico. Secondo, metto Hamilton, terzo Leclerc. Segniamocelo e poi vedremo. Sì, tanto è tutto registrato. Sì, infatti. Non scappa. Io uno l'ho preso in Vedremo. MotoGP, eh. Io Anzi, due ancora li ho 0 presi in per un MotoGP, uomo, due li ho credo. presi in MotoGP, due podi interi. Quindi è tutto registrato, non si scappa. Amici di Wii Motorsport, siamo arrivati in fondo, quando ci sono i pronostici, siamo arrivati alla fine. Abbiamo fatto un bellissimo quadro, le ultime edizioni, attualità, l'incidente e la penalità. Detto questo, godiamoci la gara.
siamo solo a mercoledì, quindi godiamoci domani le interviste, le prime prove libere e vediamo se la pista sarà ancora bagnata, che ci sarà l'acqua alta e se si girerà, perché se c'è l'acqua alta così, mi sa che non si gira. Fare, come dice Guido Meda, ci sarà la gara di motoscafi. Detto questo, godiamoci la gara di domenica e poi a risentirci settimana prossima. Ciao Ciao. Diego e ciao a tutti. Se sei alla ricerca di motori, Will Motorsport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme: Spotify, Anchor, Other, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.